Noi alunni del liceo musicale Leonardo da Vinci di Alba siamo stati invitati ad assistere alla prova di Lodovico Einaudi al Teatro Sociale di Alba. Questa prova era la prova del suo tour, che partirà questo febbraio e toccherà diverse città italiane. E durante la prova lui ha suonato diversi brani e nella prima parte ha suonato da solo il pianoforte con un telo che proiettava delle immagini davanti a sé. Mentre invece nella seconda parte questo telo è stato fatto cadere giù e lui ha suonato accompagnato da altri strumenti. La prima parte è stata abbastanza tranquilla, diciamo così, mentre invece nella seconda, anche con gli altri strumenti, è stata un po' più movimentata e personalmente ho preferito la seconda parte, ma in generale mi è piaciuto il suo concerto, mi è piaciuto ciò che ha fatto. Quando Einaudi suona da solo non mi piace tantissimo, ma quando suona con gli altri componenti, quindi con il violinista, con il violoncellista, mi piace tantissimo, soprattutto osservare le facce che fanno, perché si vede proprio che esprimono tanta passione in quello che fanno. Io sono convinti quando usano l'arco, proprio si vede la forza che usano e la passione che ci mettono in quello che fanno. Mi ha emozionato molto perché le scene erano molto realistiche e facevano immedesimare letteralmente nella musica e quindi appunto era molto molto emozionante, le emozioni entravano molto in gioco mentre l'artista suonava. Le immagini che venivano proiettate sul telo mi facevano pensare molto anche a dei momenti che ho vissuto io. E, di sottofondo appunto con questa musica era anche molto più facile pensare a un momento vissuto proprio, ecco. La musica di Einaudi mi piace perché nella sua semplicità trovo che sappia rappresentare bene le emozioni umane e appunto per quanto non sia molto elaborata mi ricorda molti momenti e mi suscita molte emozioni e questo concerto infatti mi è piaciuto molto, soprattutto la parte nel quale lui non era accompagnato da il violinista e il violoncellista e le percussioni, ovvero quando suonava da solo. Posso dire che per me è stata una bella esperienza perché mi sono sentito coinvolto dalla sua musica, dalla sua musicalità, soprattutto anche l'organizzazione del concerto e delle immagini raffigurate su un telo nero. E devo dire che è stato molto bello e interessante scoprire anche un nuovo tipo di musica che per me era molto sconosciuto. E mi sono sentito coinvolto, molto preso e appassionato da tutto quanto.